Allora, dopo aver visto le pentatoniche blues, vediamo le pentatoniche, appunto. Ritorniamo al discorso delle pentatoniche e di queste cinque forme. E incominciamo a introdurre un semplice concetto di tapping, cioè di quello che noi vediamo è questo puntare con la mano destra e quando otteniamo un effetto magari di questo tipo, no? Molto semplicemente. Già, vedi, adesso in maniera molto minimale, cercando di essere non rapidi o essenziali nell'esecuzione, alla fine non ho nient'altro fatto che appoggiare il dito destro, in questo caso ho usato l'indice, io non uso tecniche particolari del tapping, anche perché non le ho mai approfondite più di tanto, non mi piacciono. È una questione proprio poi mia personale di gusti. C'è chi ad esempio preferisce tenere il plettro sempre nella mano destra tra l'indice e il pollice. Io per una mia questione proprio di abitudine passo sempre il plettro all'interno della mano destra in modo tale poi da poter utilizzare anche le dita, ok? Sia per strappare che per arpeggiare la chitarra e soprattutto poi perché utilizzo magari l'anulare o l'indice per fare il tapping. Se vedi anche altri magari chitarristi che non è che hanno sviluppato, perché magari per una questione magari sono più melodici o magari hanno un'impostazione più rock and roll o blues, non hanno sviluppato magari questa estremizzazione di tecnica, magari non usandolo a quattro dita dalla mano destra, quindi otto dita, mantengono comunque sempre il plettro all'interno della mano. Per cui la prima cosa da fare è dire partiamo. Può essere interessante prendere una scala pentatonica, magari quella minore, come questa, che è quella di là. E la prima cosa che facciamo è fare un tapping di questa scala per quinta. Nel senso che noi prendiamo la sua quinta relativa di questa nota, che è il Mi, e partendo dal Mi, noi riproponiamo la stessa diteggiatura. Siccome ad esempio questo brano è un classico in Do major di tonalità, senti che sto facendo sia la pentila che di Mi. Le rimetto insieme, poi. Ora vediamo che cosa e come fare esattamente questa cosa. Magari aspetta che rendo un suono ancora un filo più clean. Spero si senta, e andare molto, in maniera molto decisa. Fare questo tap e poi strappare, per cui fare proprio questo movimento in maniera non da strappare proprio il dito, cioè levarsi la pelle, però fare proprio questo tap, come battere proprio una mano, per cui col dito, e fare questo pull off della mano destra. Di conseguenza, in maniera a tempo, partendo magari da una divisione ottavi, per cui ta a, in questo modo, ok?
Si sente? Ok. E cerchi di trasportare questa cosa su qualsiasi diteggiatura, nel senso che inizialmente puoi benissimo dire lo faccio per ottave, nel senso che io potrei benissimo farlo da G a G. Senti che abbiamo trasportato di ottava in ottava ovviamente la diteggiatura molto lentamente. E poi lo trasportiamo per una quinta relativa, nel senso che come in questo caso abbiamo trasportato la mia minore. Di solito, se noti bene, perché appoggio il pollice lungo l'asse del manico? Perché in questo modo, quello che magari ho appena fatto di pull off, proseguendo poi lo stop con la mano destra. E non va più a suonare. Questa è una cosa che poi piano piano è come quando ad esempio noi suoniamo gli accordi di settima, no? Cosa che ancora magari probabilmente non riesce a percepire, perché noi nelle diteggiature magari che non sono accordi di questo genere abbiamo delle corde che noi non andiamo a suonare perché sono qui sotto, appunto, non premute. Appoggiando la mano in questo modo, automaticamente le stoppiamo. Di conseguenza determinate cose le facciamo anche con la right hand, e per cui la cosa congeniale può essere quella di iniziare a prendere un pattern, quello della minore pentatonica, e iniziare a traslarlo per quinta. Ok.